גבירותיי ורבותיי, יש לנו הפתעה הערב. אנחנו ראינו אורחים מכובדים מכל העולם שבאו להיות איתנו היום. הגיע אורח מאוד מיוחד. אנחנו מאוד מאוד שמחים להזמין לבמה את המייסטרו אנדריאה בוצ'לי. Ladies and gentlemen, with all the wonderful guests that we've had coming from around the world, we are very, very excited to welcome to the stage one of the most famous singers in the world, Maestro Andrea Bocelli. תודה. Thank you very much. Few words in my language because my English is not enough. Avevo poco più di 20 anni quando mi capitò fra le mani un volume dal titolo La storia del Terzo Reich. I was a bit more than 20 years old when I was reading the book The History of the Third Reich. All'epoca leggevo molto poco, ma quel titolo mi colpì molto e decisi di leggerlo. At that time I was not reading too much, but I was particularly interested in this book. Lo lessi quasi tutto d'un fiato. I read it just once. E dopo averlo finito ricordo che per tanti giorni e tante notti quelle immagini mi passarono davanti come i fotogrammi di una pellicola cinematografica. After days and nights, these images were crossing into my mind. Quelle immagini non mi lasciavano dormire, non mi lasciavano vivere più serenamente. I couldn't sleep, I couldn't live quietly. Più tardi ho avuto l'opportunità di visitare Dachau e oggi Auschwitz e Birkenau. And later I had the opportunity to visit Dachau and today Auschwitz and Birkenau. E camminando in questi luoghi che un giorno sono stati teatro di una delle più grandi tragedie mai vissute dall'uomo sulla terra. And it was when I was walking these camps where some atrocities took place. Mi sono convinto che i contemporanei e tutti coloro che non sono stati, che non hanno vissuto direttamente quella tragedia, non possono avere un'opinione. And those who didn't live this tragedy couldn't really realize what was all about. Nessuno, tranne coloro che hanno vissuto questi tragici momenti, possono capire il senso di questa tragedia e la portata. Nobody could understand, apart from people who really lived this tragedy. Perché il concetto di fame, sete, freddo e caldo hanno per noi un significato totalmente diverso. Because to us, the fact of being hungry, thirsty, or cold, or hot, have a different meaning. A noi tocca invece il compito importantissimo, l'obbligo di ricordare, di mantenere viva la memoria. We have an immense task to make memory alive. E di pregare affinché tragedie di questa portata non si verifichino mai più. And pray and hope that these atrocities will never take place anymore. Io lo farò a mio modo stasera per tutti voi. I will try to do my own for all of us. Con alcune straordinarie melodie di grandi compositori che hanno scritto in passato. With some songs from different musicians. Grazie. Thanks a lot.